La giornata della collera significa anche la presenza dell'indotto del settore delle costruzioni. Certo, noi siamo qui proprio per questo, perché nella filiera delle costruzioni la distribuzione di materiali edili, io sostengo sempre che è il cuore. Perché è il cuore nella filiera? Perché all'interno dei punti vendita della distribuzione di materiali edili da noi passa il professionista, l'artigiano, la grande impresa, la piccola impresa, il privato. Abbiamo i gravi problemi, che è quello che abbiamo sostenuto il credito all'interno del mercato, in quanto le banche hanno chiuso i muratori, il rubinetto, e la distribuzione materiali edili ha concesso credito. Ora, dal 2009 in poi, la distribuzione ha fatto questo grande sforzo e in questo momento ha delle difficoltà ancora per erogare credito. Quindi noi cosa diciamo? Che il nostro pericolo è che non chiuderemo, ma avremo difficoltà di concedere credito al mercato, quindi credito soprattutto agli artigiani, di cui le banche gli hanno fatto una croce sopra il loro settore. E qui a questa giornata della collera rappresenta i piccoli artigiani. La filiera consiste nella costruzione, cioè quindi le imprese puramente edili, quelle delle ristrutturazioni, una parte dell'artigianato artistico inteso come restauro e decorazione, l'impiantistica e i serramentisti. La questione del credito credo che sia quell'argomento che può veramente affossare le nostre imprese, però oltre a quello c'è l'eccessiva burocratizzazione amministrativa, cioè abbiamo un carico di lavoro. Faccia conto che un'impresa mediamente debba espletare 120 atti amministrativi per poter operare durante l'anno questo. Noi chiediamo una sistematica applicazione dello Small Business Act sul territorio, un'applicazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma senza concentrarsi su grandi interventi. Cioè tutta la filiera immobiliare è presente, da noi intermediari ai costruttori, gli ingegneri, architetti, tutti quanti, a manifestare questa collera nei confronti della perdita di tutti questi posti di lavoro dovuto tantissimo alla mancanza di aiuti al settore. Una sorta di fermo delle compravendite in questo momento? Sì, c'è un grosso fermo delle compravendite, direi che sono diminuite di oltre 2/3 negli ultimi anni.